Salve a tutti, sabato 29 luglio 2023, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, settore laziale. Sono venuto stamattina piuttosto presto a Prati di Mezzo, da cui mi sono mosso una ventina di minuti fa, per provare un percorso in parte già fatto, in parte no. Vorrei cercare di arrivare alla sella sulla cresta nord del Monte Cavallo. Qui ora inquadrate sono le rocce del Monte Predico Peia che nascondono quelle del Monte Forcellone. Una breve panoramica e quindi riprendo il mio cammino. Rocce Monte Predico Peia, qui mi trovo sul Prato Lungo, panoramica. Questa zona qui mi pare si chiami Coste della Cicogna. Se non sbaglio, laggiù in fondo quella è la meta. Non vorrei dire sciocchezze. Di fronte, contro sole, il Monte Cavallo. Eccomi a pochi metri dalla vetta di Cima Coste dell'Altare. Inquadrato in questo momento a sinistra il Monte Cavallo, sulla destra il più voluminoso Monte Forcellone, rispettivamente 2039 il primo Monte Cavallo, anche se sembra più basso da qui, mentre il Forcellone 2030. In lontananza il Monte Cairo, sopra Terelle Cassino, quasi 1670 metri. E qui una piccola parte dei vastissimi ondulati pianori dossi carsici che contraddistinguono questa dorsale di confine tra il Lazio, alla mia sinistra, alla sinistra di questa immagine, e il Molise, alla destra. In lontananza una parte delle montagne del parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, si vede il Monte Mattone, più piccolo a sinistra, in lontananza il Monte Genzana, mentre l'enorme mole della Serra di Rocca Chiarano, su cui sono stato 2 settimane fa, la cima del Monte Greco, si vede l'abitato di Alfedena e quello di Scontrone. Ci sono 2 escursionisti in vetta, ora li raggiungerò. A dopo. Qui inquadrato uno scorcio del settore meridionale delle Mainarde, Cappello del Prete e dietro Montemare. Salve, arrivederci, buon prosieguo. Qui giù la Valle Venafrana, ora inquadrato Monte Cavallo, adesso Monte Forcellone. Laggiù emerge la punta di Monte Ammare. Questa qui invece, a 20-30 metri, è la cima di Coste dell'Altare, 2075 metri. Ecco il mucchietto di sassi con la dicitura Coste dell'Altare, 2075 metri. Qui mi riaffaccio verso il Molise.
si vede il pianoro di. Pianoro di. Le forme. Si sale da Pizzone. Si vede anche uno spicchio del lago artificiale di Castel San Vincenzo. A circa 1 chilometro di distanza la cima Coste dell'Altare che ho lasciato, mi sono spostato sul crinale in direzione nord. Ora mi trovo su un punto della cresta 2125, a non grande distanza, sembra da cima di Monte a Mare. Sto facendo un pensierino di arrivare lì e poi tornare indietro. Vediamo. Ci sono due camosci a 20-25 metri. Non sono intimoriti. Non sono neanche dei cani da chiamare col fischio. Non gliene frega proprio niente. In genere scappano via come saette. Camoscio 1, camoscio 2. Micio. Camoscio d'oro. Aspetta un po'. Micio, 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 arruai. Fatente, tutti in quattro cosce. Io ne tengo due. Di rispetto per l'anzianità. Sono anche ospite, vengo da fuori. E dopo l'emozionante, inatteso incontro con due camosci abbastanza confidenti, eccomi per la seconda volta nella mia pseudo carriera escursionistica presso la cima di Monte a Mare. 2160 metri. Angata. Non dico bugie. La meta in lontananza, Monte Tartaro, a catena fino al Petroso, il Monte Marsicano, Monte Iamiccio. Maledetti. Affacciata verso il pianoro, in secondo piano il piccolo pianoro di Campitelli, in primo piano quello più vasto di Le Forme. A quello di Campitelli si può arrivare da Alfedena, ma anche da Pizzone, lo stesso quello Le Forme. Ora si vede bene il lago di Castel San Vincenzo.
non è proprio la stessa folla della spiaggia. Non si può dire che ci sia la folla delle grandi occasioni. Però sulle spiagge è difficile trovare dei camosci. Quella è Cime Coste dell'Altare. Adesso, senza tornare fino a lì, taglio di qua, devo attraversare quel pianoro laggiù e aggirare sulla destra quella piccola elevazione. Un po' di nuvole stanno coprendo parzialmente il cielo. Regno minerale. Bello questo pianoro circolare. Devo andare sulla destra di questa elevazione. Laggiù, Cappello del Prete, 2013. Quello è il Montemare, 2020. Monte Cavallo, 2039. E laggiù, Forcellone, 2030. Gregge di pecore, c'è anche qualche capretta e ci sono anche un. Ho individuato almeno un paio di pastori maremmani cani. Anzi, uno, due, tre, più un cane più piccolino.